Gentili amici, buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TG Sport. Apriamo parlando di calcio e di Serie D. Il Mantova vince ancora, Franchi accende la luce e la Caratese va KO. Il servizio di Giulio Giovannoni. Il Mantova ha battuto la Caratese 2-1 ed è solo in vetta. Un attacco al pezzo così lo sognano qualsiasi squadra di calcio, di qualsiasi campionato, e per fortuna dei tifosi biancorossi, i protagonisti del momento sono i ragazzi di mister Archimede Graziani. 5 vittorie e 3 pareggi per 15 gol fatti e 7 subiti. I virgiliani stanno andando bene, divertono ed hanno un giocatore che da solo può far ritornare allo stadio molti tifosi. Si chiama Stefano Franchi ed in queste giornate sta facendo la differenza. Anche ieri un assist e un gol e un paio di numeri da pelle d'oca. La cronaca, il Mantova si schiera con il consueto 4-3-3 con il giovane Terranova in campo dal primo minuto al posto di Koulibaly, impegnato con la nazionale della Costa d'Avorio. Il primo tempo è poverissimo di azioni, la prima emozione arriva dai piedi di Manuel Spinale che, liberato in area, conclude di poco fuori al 34esimo. Passano 3 minuti e Stefano Franchi inventa il gol. Il fenomeno del Mantova fa impazzire la Caratese sulla sinistra e pennella un cross stupendo per il bravissimo Colonetti, che si coordina per il gol del vantaggio. I biancorossi insistono e dal 40esimo su punizione dell'ottimo Terranova sfiora il palo. La Caratese è ben organizzata, blocca il Mantova in molte zone del campo ma non punge. I biancorossi comunque insistono e dal 16esimo, da uno schema su fallo laterale, Gherardi inventa un assist al bacio per Franchi, che in corsa fa 2-0. Franchi si scatena e dal 23esimo di tacco serve stupendamente Spinale, che fallisce il tris. Dal successo si potrebbe passare al trionfo. Ciccio Graziani entra al 39esimo e fa partire una bordata che si infrange sulla traversa. È il colpo che sveglia dal torpore la Caratese, che sfiora il gol con Dalla Costa al 40esimo e accorcia le distanze con Bertolini fortunato a trovare la deviazione di Pimazzoni per il 2-1. Un po' di trailing alla fine, ma tutto regolare, triplice fischio e Mantova ancora vittorioso. I biancorossi parlano di vittoria meritata, anche l'ex Arioli fa i complimenti al Mantova, anche se dice c'era un rigore per la Caratese. Sentiamo le interviste. Loro sono stati bravi, ma secondo me la mia squadra è stata ancora più brava, perché abbiamo fatto il massimo e quindi c'è da essere contenti anche oggi della vittoria. Bellissimo, bellissimo. Campo, sono cresciuto, dunque per me, che da tifoso sono passato poi dall'altra parte a giocare, è sempre bello. Emozione, però insomma abbiamo fatto una buona partita, no? Squadretta giovane, si è disimpegnata benino, ha fatto 2 errori secondo me grossi, però paghiamo delle ingenuità giovanili che ci sta, si sa. E con la fine è stato fortunato, secondo me c'è stato un fallo di mano del nostro attaccante, come nettamente prima secondo me sulla punizione c'era un rigore per noi. Se è un po' pare per me, almeno Ciccio mi ha detto che c'era un rigore, che uno l'ha tirato giù. Il fallo di mano sul gol del 2-1 per me era clamoroso, insomma. Gli arbitri in questa categoria fanno anche la differenza, anche loro.